Ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce, ecco il vostro Diabotex che passa subito ad un unboxing. Ragazzi, stavo registrando l'unboxing, ma caso ha voluto che saltate la corrente, quindi devo rifare l'unboxing, che ormai il gioco è aperto, però si chiama sempre unboxing, ragazzi, e vi do dimostrazioni di quello che dico, che non sparo cazzate. Allora, ecco qua il cellophane del gioco, era tutto sigillato, ragazzi, eccolo qui, però caso ha voluto Maremma Maiala che saltava la corrente, quindi devo rifare anche tutto il video. Va bene, allora ho fatto questo acquisto di Sgaea 5 qui per PlayStation 4. Eccolo qui, ragazzi. Questa qui è la Day One Edition. Quindi passiamo subito un po' a vedere il contenuto perché contiene l'artbook, la colonna sonora ufficiale e una cover reversibile. Quindi andiamo a sfilare qui la confezione. Questo gioco qui era uscito ad ottobre, io poi mi sono detto appena un po' di soldi in più lo recupero e infatti l'ho recuperato ieri, ragazzi. Ecco qui come si presenta una volta tolto da qui dentro, no? Ok, si presenta in questo modo, ragazzi, è veramente bellissimo. Poi per me che sono amante di questi giochi e ringrazio Enis America che continuano a fare questi capolavori, perché? Perché questi ragazzi sono capolavori. Non sono magari giochi per tutti, ma non fa nulla, non fa nulla. Allora, niente, vediamo un po' tutto il contenuto qui dentro. Esci? Non vuoi uscire più? Ok, ragazzi, ecco qua. Allora, dentro il contenuto della confezione, come dicevo prima, troviamo la colonna sonora originale, eccola qui del gioco. Perfetto. Ecco il retro. Perfetto, ragazzi. E questo è il CD della colonna sonora, eccolo qui. Ok, passiamo avanti perché è una Day One Edition. C'è un mini artbook piccolino, ma che comunque c'è, vi farò vedere qualche pagina. Ah, è anche a colori che ormai inizia a diventare veramente difficile a trovare questi contenuti nelle confezioni dei giochi. Vabbè, ma in Miss America, ragazzi, stanno avanti, ci trattano bene. Quindi possiamo andare così. Vi farò vedere. Vedete qui, vi farò vedere qualche pagina, non tutte, però qualche pagina bella. Ecco, le seleziono e ve le faccio vedere. Ok, voi fidatevi del vostro brado qui, eh. Ecco qua. Tutto bello a colori come si deve, guardate che bello. E io poi come vedo queste cose, ragazzi, qui ci vuole stile pure, non è che. Ecco qua, ecco qui. Sono amante di questi giochi, quindi è così, ragazzi. È così. Ringrazio sempre Enis America che portano questi giochi, li fanno arrivare anche qui da noi e li ringrazio. Anche se il gioco, non so se il gioco dovrebbe essere in inglese oppure sottotitolato, no. Audio inglese e giapponese, testo in inglese e francese. E no, ragazzi, è in inglese. Anche i sottotitoli sono in inglese. Vabbè, in qualche modo spero di cavarmela. Vabbè, questo qui era l'artbook, quindi, ragazzi, il mini artbook che c'era dentro. E poi passiamo al gioco. Eccolo qua, ragazzi, il gioco. Perfetto. Voilà. Purtroppo è saltata la corrente prima e quindi. Allora, dentro troviamo un piccolo manuale di istruzioni, perché ormai, come sapete, il manuale di istruzioni qui inizia a diventare veramente una cosa un pochettino, come si dice, banale, perché non ce lo mettono più in pratica nei giochi i manuali di istruzioni, ma in Miss America ci accontentano anche su questo. E io ringrazio il team di Miss America perché oltre a fare bei giochi ci trattano anche bene in questo modo. Grazie ancora, ragazzi. Grazie ancora al team di Miss America. Ecco qui, ragazzi. Poi troviamo il Blu-ray di gioco, perché è meglio specificare che la PlayStation 4 va a Blu-ray. So che lo sapete tutti, ma ci tenevo a puntualizzare la cosa. Ecco qua, questo qui è il Blu-ray di gioco, ragazzi. Veramente molto variegato di personaggi. Non metti a fuoco, è stronzetta di webcam oggi, eh? Va bene, fai così, fai che. Poi come ti cambio con qualche altra webcam, voglio vedere se avrai qualcosa da ridire, no? Tranquilli ragazzi, parlo tra me e la webcam, tranquilli, eh? Allora, poi qui c'è la cover del gioco, ma che adesso vi divertirete a vedere una cosa perché voilà, si gira e c'è l'altra cover reversibile, ragazzi. Io, per chi è appassionato di questi giochi,
questo gioco qui ancora lo provo, però sono, avevo provato i capitoli precedenti, avevo provato a suo tempo e mi sono piaciuti, quindi a scatola chiusa ho preso questo gioco, perché ragazzi, a parte io ho rimesso il libro, la cover storta in pratica, va bene così, vediamo un po' se questa volta vado, allora senti, perché ormai mi imbroglio con l'Xbox One, ragazzi, cioè, che mettono una copia al contrario. Ok, adesso è giusto. Bene. Allora, ragazzi, questa qui era la cover. Rimetto dentro il Blu-ray di gioco. Ok, manuale di istruzioni arriva qui. Allora, prima di chiudere questo unboxing, vi faccio vedere tutto, vi faccio rivedere tutto il contenuto. Troviamo CD della colonna sonora. Ok. Un artbook piccolino, questa qui la Day One Edition, perfetto, e poi troviamo il gioco, giustamente, ragazzi, e poi, vabbè, c'è questo cartonato qui, no, che si rimette tutto per, si rimette tutto dentro, quindi il gioco, ecco, faccio vedere tutto per bene, vedete, artbook, tutto qui dentro, va, ragazzi, come se fosse un salvadanaio, eh sì, vai, artbook, e CD della colonna sonora, ragazzi, anche il CD della colonna sonora, via. Rimettiamo tutto dentro. Poi facciamo stile matriosca. Questo riandrà qui, ragazzi, vedete? Allora, e dovrò conservarlo bene perché queste cose qui di cartone si rovinano. Ecco qua, perfetto. Quindi, questo è stato l'unboxing di Disgaea 5 per PlayStation 4. Vi ringrazio tutti per il supporto che date, in più vedete sempre i miei video, vi ringrazio, quindi un saluto a tutti e a tutte dal vostro Diablotex, ci sentiremo con i prossimi gameplay, i prossimi unboxing e così via, ciao a tutti ragazzacci, alla prossima!